Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ragazzi, oggi faremo il glitch degli appartamenti, quindi faremo le permute. Ne prenderemo uno che costa tanto e metteremo sopra un altro che costa poco e ci darà la differenza. Requisito per questo glitch, raga, semplicemente saper usare il beef, perché questo glitch l'unico metodo per farlo funzionare è farlo in beef. Quindi ci facciamo un cambio stile, raga, oppure fate come ho fatto io, che ho fatto il cambio del casco, lo switchate in modo che in basso a destra, raga, vi faccia il caricamento forzato. A questo punto, una volta che abbiamo fatto il caricamento, possiamo frizzare C1, ragazzi, quindi la prima console. Una volta che abbiamo messo la prima console AFK a girare in modo che non crashiamo, ragazzi, e abbiamo frizzato la console, possiamo avviare C2. Quindi avviamo lo stesso gioco con un'altra console e grazie a NetCut potremo farlo. E ragazzi, se avete un amico fidato, potete farlo anche a distanza. Quindi a questo punto, se siete su Xbox, vi darà da caricare gli ultimi dati salvati e li caricate, ragazzi, è fondamentale, mi raccomando, sempre gli ultimi. Se invece siete su PS, avviate tranquillamente il gioco. E una volta che siete in storia, e una volta che siamo tutti quanti in storia, Xbox e PS, raga, andremo in una sessione solo a inviti. Una volta spawnati, cosa dobbiamo fare? Allora, regà, dobbiamo andare a comprare gli appartamenti che costano di più con C2 e dovremo andare poi a comprare quelli che costano meno su C1. Quindi apriamo il sito, raga, andiamo sul sito del telefono e andiamo a prendere gli appartamenti da Destiny 8, quello bianco, quello qua sotto. A questo punto, una volta che siamo all'interno del sito, semplicemente andiamo a comprare due Eclipse Tower da 900, perché io in questo caso ho solo 2 milioni. Quindi quando su C2 abbiamo comprato, raga, tutti e due gli appartamenti e abbiamo sovrascritto quelli che avevamo se siamo su un account nuovo, raga, se invece siete su un account usato, vi sconsiglio di fare questo glitch perché non ha senso. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo comprato le due appartamenti, perché io avevo solo 2 milioni, se voi avete 5 milioni potete prenderne subito magari 5. Quindi una volta che abbiamo comprato gli appartamenti su C2, cosa facciamo? Per chi gioca da PS andrà in storia con C2. Per chi gioca da Xbox dovrà chiudere GTA per forza, raga, perché per Play le cose funzionano leggermente diverse. A questo punto, una volta che Xbox avete chiuso C2 e invece su PS siete arrivati in storia, raga, semplicemente cosa facciamo? Ritorniamo su C1, raga. Quindi una volta che siamo di nuovo su C1, che era lì che se la gironzolava, rubiamo un veicolo del civile, ragazzi, e entriamo all'interno di Los Santos Custom. Ma prima dovremo distruggerlo un attimo, in modo che quando entriamo ci dia il messaggio da riparare il veicolo. A questo punto, una volta che siamo entrati dentro Los Santos, ragazzi, e abbiamo riparato il veicolo, cosa facciamo? Usciamo da Los Santos e a questo punto ci facciamo un cambio stile, se avete uno stile, o vi cambiate un accessorio, in modo tale che, come vedete, ora ha fatto il primo salvataggio forzato in basso a destra, perché abbiamo aggiustato il veicolo, e adesso, cambiandoci un accessorio o lo stile, faremo il secondo salvataggio forzato, ragazzi. A questo punto, una volta che abbiamo fatto il secondo salvataggio forzato, come vedete in basso a destra, dobbiamo andare a staccare il NetCut, ragazzi. Quindi, una volta che abbiamo sfrizzato la console, per chi gioca da PS, raga, dovrà andare in storia. E mentre andrà in storia, i crasherà il gioco e gli verrà questa schermata blu che vedete tra poco. Invece chi gioca da Xbox, raga, dopo che ha fatto il caricamento, che avete fatto il doppio salvataggio, semplicemente chiudete il gioco. È molto più semplice. Una volta che a tutte e due, sia Xbox sia PS, abbiamo GTA chiuso, cosa facciamo? Dobbiamo riavviare, raga, il gioco.
Per PS ci farà rispawnare nel caricamento qua tra le nuvole, invece per Xbox, raga, ci ricarica normalmente GTA. Dovrete caricare sempre gli ultimi dati salvati, è fondamentale, e invece per Play no, perché salva solo il cloud dell'online. Quindi a questo punto, una volta che siamo in storia, raga, start online, sessione solo inviti per entrambe le piattaforme. E una volta che siamo spawnati nella sessione online solo inviti, così non ci rompono le palle, ragazzi, nessuno, cosa facciamo? Andiamo sul nostro sito e andiamo a sovrascrivere i due appartamenti Eclipse con i due garage che costano meno nel gioco. Quindi a questo punto io, come vedete, ho sovrascritto questi da 26 e da 28 sopra l'Eclipse e mi ha dato quasi 1 milione, vedete? A questo punto cosa facciamo? Ci cambiamo lo stile o un accessorio per fare il secondo caricamento forzato, perché il primo già ce lo fa chiudendo il sito, ragazzi. Se non vi fa il caricamento forzato come è successo a me, cambiandovi lo stile, rubate un veicolo del civile, tanto lo dovete fare per forza, lo spaccate, sbattete da qualche parte ed entrate all'interno di Los Santos Custom. Una volta che siete all'interno di Los Santos Custom, riparate il veicolo, e una volta che avete riparato il veicolo, uscite e vi farà il caricamento forzato. A questo punto, una volta fuori che vi fa il primo caricamento forzato, scendete dal veicolo, raga. Se volete vi fate anche il secondo caricamento cambiando lo stile o gli accessori. A questo punto non ci resta altro che frizzare di nuovo C1, ragazzi. E una volta che avete frizzato C1, andremo a riavviare, raga, C2. Stesso gioco, seconda console, con lo stesso profilo. Non vi sto a far vedere dall'inizio, vi dico che per Xbox dovete caricare sempre gli ultimi dati salvati, e invece per PS, una volta che siete in storia, possiamo andare in una sessione online. Una volta che siamo in una sessione online, sia con Play sia con Xbox, ragazzi, andiamo a comprare gli appartamenti, raga, che costano di più, e li aggiungiamo all'elenco delle nostre proprietà. Così a questo punto andiamo a spendere tutti i soldi che abbiamo su C2. Tanto su C1 poi ci ritorneranno. A questo punto, raga, una volta che abbiamo fatto tutto ciò, che abbiamo comprato le ville e gli appartamenti che costano di più, chiudiamo il sito, ci farà il caricamento automatico. A questo punto, una volta che siamo in questa situazione, raga, per Play andate in storia, e invece per Xbox, raga, chiudete il gioco, chiudete C2, e torneremo, raga, di nuovo su C1. Quindi, una volta che siamo su C1, saremo qui che ce la gironzoliamo, qui state fermi, l'importante è che non crashate mai da C1, è fondamentale. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo il veicolo, ragazzi, del civile, lo rompiamo, entriamo all'interno di Los Santos Custom, lo aggiustiamo, ragazzi, e usciamo. In questa maniera ci farà il primo salvataggio forzato in basso a destra. Una volta che vi fa il salvataggio forzato, scendete dal veicolo, vi cambiate un accessorio o lo stile, in questa maniera vi farà il secondo salvataggio forzato. A questo punto, raga, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfrizzare Netcat. Una volta che abbiamo sfrizzato Netcat, raga, semplicemente chiudete l'applicazione per Xbox, e invece per PS, raga, andate in storia. Una volta che andrete in storia, vi farà poi dopo un po' crashare e vi darà questa schermata blu. A questo punto, per chi è da Xbox, semplicemente riavvierà il gioco, e per chi è da PS si riconnette al suo account e riavvierà il gioco. Intanto, raga, vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento e supportare il mio lavoro. Non vi sto a rompere le palle con tutti i caricamenti, quindi vi faccio vedere cosa dovete fare una volta di nuovo online.
Semplicemente, raga, andate sul sito degli appartamenti, dei garage, e andate a comprare i garage che costano di meno e li andate a sovrascrivere con gli appartamenti che avete preso prima che costavano di più. Mi raccomando, ogni volta che andate a selezionare il garage, fate sempre ordine per prezzo basso, alto o alto, basso a seconda se state comprando o sovrascrivendo. In questa maniera vi darà sempre quelli o più bassi o più alti. E niente, ragazzi, io vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento, supportare il canale, iscrivetevi. Se volete altri contenuti del genere in biffe, abbonatevi. E alla prossima, bella, raga. Sbada bam.